Salve a tutti ragazzi e bentornati finalmente in questo nuovo e veloce video in cui vi proporrò un tutorial funzionante su come eseguire il downgrade da iOS 8 ad iOS 7.1.2. Ebbene sì, iOS 8 è uscito per il pubblico ma nonostante questo Apple consente ancora per poco tempo di tornare ad iOS 7.1.2. Questo può essere molto utile per esempio per gli utenti di iPhone 4S che hanno riscontrato non pochi problemi di velocità. Con il nuovo IS8, vi dico solo che questa cosa la dovrete fare il più in fretta possibile, in quanto tra poco. Poco ma veramente poco tempo si parla di giorni o peggio ancora di ore. Apple chiuderà questa possibilità di fare il downgrade. Tutti coloro che saranno ad iOS 8 non potranno mai più tornare ad iOS 7. Quindi affrettatevi e fatelo il prima possibile. Quando questo metodo non sarà più funzionante, in descrizione lo scriverò: scriverò questo metodo non è più funzionante. Detto questo, i dispositivi compatibili, quindi dispositivi su cui potrete eseguire questo downgrade sono iPhone 5S iPhone 5C, iPhone 5, iPhone 4S, iPad Air, iPad 4, iPad 3, iPad 2, iPad mini retina, iPad mini e iPod touch di quinta generazione che è proprio quello che utilizzerò io per fare questo video. Tutti questi dispositivi supportano questo metodo di downgrade. Come potete vedere sul mio iPod touch di quinta generazione andando su impostazioni generali info si può notare che sono su iOS 8.0 ufficiale. Si può capire anche dal nuovo control center piuttosto che dalla nuova applicazione salute, appunto presente solo su iS 8. E ora potrò tornare ad iOS 7.1.2. Andiamo quindi sul computer per eseguire insieme questo downgrade. La prima cosa che dovrete fare sarà recarvi dal vostro browser preferito sul sito icj.me. Vi lascerò il link in descrizione. E una volta giunti su questo sito, Just Penguin qui in alto dovrete andare su Firmware Links. E successivamente su questa voce all firmwares. Una volta giunti su questa pagina, qui sotto la voce Select Your Device dovrete selezionare il modello del vostro dispositivo. Per alcuni tipi di iPhone o iPad, per esempio in questo caso iPhone 5S, ci sono più versioni. Per esempio, c'è l'iPhone 5S GSM e l'iPhone 5S Global. Se avete un iPhone sbloccato quindi che funziona con qualsiasi operatore, molto probabilmente avete un iPhone Global in quanto i GSM sono solamente quelli bloccati con un operatore, quelli SIM locked, quindi andate sul modello globale e starete tranquilli. Detto questo, selezionate il modello del vostro dispositivo, nel mio caso iPod Touch 5, fortunatamente ce n'è una sola versione e vedete Qui in questa tabella la scritta Apple Signing Status. Quando a destra del firmware ci sarà questo tick verde significa che potremo tornare a quel firmware, mentre quando ci sarà questo divieto rosso significa che il downgrade a questo firmware è impossibile. In questo caso, come vedete su iOS 7.1.2 c'è ancora questo tick, quindi basterà cliccare su questa scritta gialla per scaricare il firmware 7.1.2 dal quale poi ripristineremo il nostro dispositivo. Come vedete il download è iniziato il firmware pesa parecchio quindi aspettate il tempo necessario affinché il download termini io ho scaricato il firmware qui sul mio desktop dovremo aprire iTunes come vedete riconoscerà il nostro dispositivo in quanto dovremo collegarlo al computer mediante il cavo usb dock e una volta assicurati che sia collegato al computer dovremo metterlo in modalità dfu per mettere un dispositivo in modalità dfu è molto semplice basterà tenere premuti i tasti

10 e al termine dei 10 secondi rilasciamo il tasto power e continuiamo a tenere premuto solamente il tasto home finché iTunes non ci propone questo messaggio di avviso che dice: Ho rilevato un iPod, iPhone o iPad in modalità di recupero. Premiamo sul bottone OK. E adesso, se siamo su sistema operativo Windows, teniamo premuto il tasto Shift, mentre se siamo su sistema operativo Mac, teniamo premuto il tasto Alt, e mentre teniamo premuti questi tasti, Dovremmo cliccare sul bottone ripristina. Fatto questo, selezioniamo da questa finestra di dialogo file che si aprirà il firmware scaricato in precedenza e premiamo ripristina. Fatto questo, iTunes rimuoverà iOS 8 e installerà iOS 7.1.2 in modo completamente autonomo sul nostro iPhone, iPod Touch o iPad. Ovviamente, questa parte è velocizzata in quanto non voglio farvi perdere troppo tempo, in realtà ci metterà circa un quarto d'ora. Detto questo, una volta finito il processo. Come vedete, il vostro dispositivo si riavvierà e giungerà alla schermata di configurazione iniziale proprio come se l'aveste appena comprato. Quindi configurate la lingua, inserite il vostro ID Apple. E una volta finito, come vedete, basterà premere sul bottone inizia per giungere alla schermata home. Ed ecco iOS 7.1.2 tornato sul mio iPod Touch di quinta generazione. Mi raccomando, ragazzi, fatelo il prima possibile perché già tra un giorno, quasi sicuramente, questo metodo non funzionerà più. Quindi dovete affrettarvi e farlo il prima che potete detto questo ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto se è così fatemelo sapere lasciando un bel pollice in su che per me è molto importante e inoltre vi chiedo di condividere questo video dappertutto per far sapere agli utenti che vogliono tornare ad is7 che in realtà un metodo per farlo c'è detto questo vi ricordo di seguirmi anche su twitter facebook e instagram tutti i link ve li lascio giù in descrizione mi raccomando ragazzi iscrivetevi al mio canale un grande saluto ciao a tutti